altre tre tartarughine sono nate dal nido di Claretta, il nido di tartaruga che si trova in Pattigia ad Alcamo Marina. È in corso, come vediamo, una mareggiata che i volontari addetti alla protezione del nido stesso stanno cercando di contenere con delle opportune protezioni a salvaguardia appunto del sito di nidificazione. Qui vediamo intanto come si presenta appunto attualmente il nido. Vediamo più dettagliatamente. Questo è il punto da cui finora sono uscite le tartarughine, per un totale di 4, una nella prima notte, cioè quella tra venerdì 21 e sabato 22 agosto, le altre tre sono uscite schiudendosi dalle rispettive uova la scorsa notte, come già detto. Alcamondo Blog vi mostra adesso alcune immagini della schiusa avvenuta la scorsa notte. Ringraziamo gli addetti alla salvaguardia del nido per questi video che ci stanno fornendo. Salite, gli piace. I volontari stessi scavano nella sabbia per ispezionare il livello dell'acqua sottostante. E difatti in queste ore il mare si è avvicinato, possiamo dirlo minacciosamente, al nido. Per tale motivo sono stati posizionati, come già avvenuto qualche giorno fa, sono stati posizionati questi sacchi a fungere appunto da barriera protettiva.